Ragazzi, buongiorno e bentornati sul mio canale. Questo video sì, lo sto facendo in diretta su Facebook. Infatti, se non siete iscritti alla pagina, iscrivetevi subito, ma poi lo posterò anche sul mio canale YouTube. Quindi se non sei iscritta al mio canale, fallo subito e tocca anche la campanellina, così ogni volta che farò un nuovo video ti arriverà una notifica. E adesso passiamo subito al messaggio dei maestri ascesi per questa settimana, che va da oggi praticamente fino al 1° dicembre. Vediamo che cosa ci vogliono dire i maestri. Allora, intanto mischiamo le carte e usiamo l'oracolo dei registri akashici, che è l'oracolo che adoro, insieme, in combinazione con l'oracolo delle fate, che è un oracolo meraviglioso. Allora, vediamo un po' che cosa ci vogliono dire i maestri in questa giornata. Intanto scrivetemi come state, se è brutto tempo da voi, da qui, da me, che sto nel basso Lazio, piove ininterrottamente, infatti ci sono tutti i panni che aspettano soltanto di asciugarsi. Allora, prendiamo la prima carta. Questa prima carta andrà praticamente vale per la prima parte della settimana. Ed è proprio questa qui. Wow, rosa! Allora, mamma mia che spettacolo, guardate com'è bella. Non so perché, ma me lo sentivo. Allora, in questa prima parte della settimana, che cosa ci chiedono di fare i nostri maestri ascesi? Ci chiedono di connetterci con la nostra parte più femminile, con la nostra parte più dea, di sentirci proprio delle dee e di parlare soprattutto a noi stessi come se fossimo delle dee, cioè non come se fossimo, noi siamo dee, soprattutto noi femminucce, siamo delle dee. Quindi che linguaggio stai usando per descriverti, che linguaggio usi tutti i giorni per magari motivarti, oppure quando parli con te stessa che tipo di parole usi? Perché se usi parole dure, fredde, che non vengono dal tuo cuore ma vengono dalla tua mente, o comunque da, diciamo, sono parole appunto rigide, di non amore verso di te, che cosa creerai nella tua vita? Creerai freddezza, creerai malessere, depressione, ansia, starai male anche a livello fisico e non ti sentirai amata, cercherai sempre l'amore dagli altri e mai da te stessa e vivrai una vita d'inferno. E quindi oggi i maestri ascesi ci vengono a dire proprio questo: riconnettiti con la tua parte più dea, con la tua sé superiore, usa parole che siano un balsamo per la tua anima, quindi trattati bene, fai delle meditazioni in cui, delle meditazioni sull'amore, sull'amore per te stessa, e di frasi come io sono amore, io sono amata, io sono parte di questo infinito universo che mi ama e mi sostiene costantemente. Ecco, puoi dire queste parole a te stessa ogni giorno. Questo è il primo messaggio che ci dicono i maestri ascesi. Poi per la seconda parte della settimana invece vediamo che cosa ci dicono di fare. Oh, cioè non poteva. Questa nostra parte, questa nostra parte così dea, così amorevole, così leggera e così piena d'amore, ricca d'amore, potrà dispiegarsi meglio se pratichiamo la gratitudine, cioè se noi, soprattutto nella seconda parte della settimana, ci dedichiamo dei momenti in cui siamo grate, ci prendiamo proprio una giornata di permesso dedicata soltanto a noi stesse. Quindi per esempio un giorno in cui non facciamo assolutamente nulla di quello che sta scritto sulla nostra to-do list, ma ce la prendiamo, per esempio stiamo in casa, ci massaggiamo, ci facciamo un bel bagno con i sali, oppure ci andiamo a far fare un massaggio, se non ce lo vogliamo andare a far...
Scusate, se non vogliamo andarcelo a far fare da altri, prendiamo dei begli oli profumati e ci massaggiamo con tutto il coso, tutto il corpo. Insomma, siamo grate del dono della vita che ci è stato fatto. Iniziamo a ringraziare per tutto. All'inizio lo so, non sarà facile perché quando a noi nessuno ci ha insegnato a praticare la gratitudine, quindi all'inizio risulterà un po' forzato farlo, però fidati che una volta che alleni questo muscolo, è come andare in palestra praticamente, una volta che alleni questo muscolo sarà meraviglioso per te farlo e sarà una droga proprio allenarti alla gratitudine. Quindi allenati a ringraziare per tutte le cose che hai nella tua vita, dalle più banali come il fatto di avere un letto caldo dove dormire, una colazione calda, una casa, un tetto, non importa dove sei adesso, se non ti piace tanto la tua situazione, però per cambiare la situazione incomincia ad essere grata per quello che hai, perché niente è mai dato per scontato. Nella terza parte della settimana invece vediamo che cosa ci dicono i maestri. La legge del paradosso. Ah, grazie dei cuori! Purtroppo non riesco a vedere chi siete, però vi ringrazio e scrivetemi qua sotto nei commenti se vi sta piacendo questa lettura, se vi ritrovate in quello che vi sto dicendo, se avete bisogno se è proprio questo il messaggio di cui avevate bisogno. Legge del paradosso. Allora, che cosa ci viene a dire questa legge del paradosso? Se tu vedi, c'è questo giullare che balla sul mondo. Ed è pieno ed è intrecciato di fili, ci sono fili che lo arrovellano, che lo intorcigliano ovunque. E che cosa sta a significare? Che noi, come ci dice questo piedino qua, noi siamo i creatori della nostra realtà, siamo i creatori della realtà che ci circonda. Grazie. Siamo i creatori e se noi non iniziamo ad avere proprio questa consapevolezza così profonda che siamo noi creatori, che siamo soprattutto delle idee e che dobbiamo trattarci con amore e con rispetto e che la realtà la creiamo soprattutto alzando le nostre vibrazioni, le nostre frequenze, come se nella realtà ci fossero tante dimensioni, tante realtà. Per esempio, vuoi avere, che ne so, vuoi avere un partner che sia bello, intelligente, ma soprattutto che ti ami, che sia compassionevole, un partner spirituale con cui condividere le tue passioni. Ecco, inizia dal sentirti una dea, inizia dalla gratitudine, quindi dall'essere grata per ciò che già hai. E ci dice sempre, guarda, che se non le fai queste cose, i risultati che avrai sono gli stessi che hai oggi. Quindi non ti lamentare, fondamentalmente, non ti lamentare se la tua realtà non cambia, perché se non alzi le tue vibrazioni considerandoti una dea, vedendoti per quello che sei in realtà, che sei una dea, e ringraziando, la tua realtà purtroppo rimarrà sempre la stessa. Quindi i maestri oggi ci hanno voluto anche un po' dare una bella bastonatina. Io penso che questo messaggio sia sufficiente, che l'oracolo delle fate lo lasciamo magari per la settimana prossima oppure per qualche altra lettura, perché è già un bel lavoretto che ci è stato dato da fare. Quindi se ti è piaciuto questo video ti puoi iscrivere alla mia pagina Facebook, puoi attivare le notifiche così ogni volta che farò una diretta, e adesso ho deciso che le dirette le farò il martedì sera. Quindi preparati perché la prossima diretta sarà una bomba e parlerò di come perdonare gli ex, perché tante volte noi ci portiamo addosso tante zavorre, tante, diciamo, rancori, pesantezze che non ci servono più, soprattutto adesso che stiamo entrando nella quinta dimensione e dobbiamo liberarci e purificarci da tutto ciò che non ci appartiene più. Ti
E quindi ecco, iscriviti al mio canale, iscriviti a questa pagina Facebook, iscriviti anche al mio canale YouTube, lo trovi come Giorgia Petrillo e attiva la campanellina così ogni volta che farò i nuovi video ti arriverà una notifica. E poi c'è un regalo per te, puoi scaricare, ti metterò il link qua sotto, la mia guida, i tre segreti per diventare una donna magnetica e attrarre l'uomo dei tuoi, l'uomo che desideri. Vedrai che ti piacerà tantissimo. Per oggi è tutto, ti do un bacione.